che nel Toboto si torna da Matera con un punto importante, soprattutto perché si dà continuità agli ultimi risultati, la Juve sta per realizzare vettiri e non perde. Adesso ecco, questo punto può dare tanto morale in vista del Benevento. Giustamente dopo la partita di Matera che abbiamo tornato con un punto a casa, secondo me è un punto importante per noi, perché questo momento adesso stiamo giocando in squadra, sta venendo un buon risultato, questo periodo, speriamo che continuiamo così. Ecco, tante difficoltà soprattutto sempre a livello di organico per la Juve Stabia a Matera, però ecco, la Juve Stabia che ha provato comunque a vincere la partita, si può dire che il gol era stato anche fatto da parte di Selin, poi l'arbitro lì non si è capito che cosa ha fischiato. La cosa strana è che neanche voi avete protestato tanto, che cosa c'era in quell'area? Per me lo sai che se ti vai a vedere durante la gara, la cosa più importante è che abbiamo tornato con un punto che è importante per noi, giustamente che prendo un punto da Matera, campo difficile, così non è mai facile, però siamo contenti che siamo tornati a casa con un punto, quella è una cosa più importante per noi, pensiamo alla prossima gara. Ecco, col Benevento una squadra che ogni anno allestisce sempre un'ottima rosa per cercare un po' ecco, di salire in classi di categoria e non ci riesce quasi mai, ecco, possiamo dire che sono i streguri sono stregati, scusami il gioco di parole. Ecco, al Benevento ci saranno tanti ex, De Falco, Marano, Ajay, che conoscono un po' l'ambiente di Castellammare, ma tu che cosa ti aspetti da questa gara? Giustamente a Benevento con tutto il rispetto sappiamo tutti che grandissima squadra, però noi andare lì e giocare questa partita per noi è importantissima, perché senti la gente di Castellammare, è una partita importante per noi, anche per il nostro tifosi. Andiamo lì con la testa alta a fare il nostro partito, alla fine vediamo che cosa succede. Possiamo dire che comunque per quanto riguarda l'organico, il tuo ruolo è rimasto fisso. Diciamo che quando stanno rientrando i giocatori dagli infortuni, comunque si stanno ricominciando a riequilibrare i ruoli. Come in precedenza, eppure il tuo è rimasto fisso, sapendo che hai fornito delle prestazioni davvero convincenti e insomma la tua esperienza non mente mai. Cosa vuoi dire a riguardo? Giustamente sono contento di quella che voi mi hai fatto, però la cosa più importante adesso abbiamo bisogno di tutti, perché lo sai, il singolo lo puoi fare da solo. Una cosa più importante è che speriamo che rientra tutto, così diventa le tue altre avversarie. Tornando alla trasferta di Benevento, che comunque non c'è da scherzare considerando che il Benevento è primo in classifica per quanto riguarda le partite vinte in casa, solo una pareggiata. Eppure anche la Juve Stabia non scherza, considerato che da questa, per quanto riguarda la classifica delle trasferte, è terza. Questi però sono solo numeri per voi o comunque sono da tenere in considerazione? Per me a questo punto adesso non è il momento di apprezzare le classifiche, ancora un nuovo campionato. Poi adesso quello che noi devi pensare adesso è il nostro partito contro l'evento. Una cosa più importante adesso andiamo lì a Benevento, sappiamo che loro con tutto il rispetto sono una grandissima squadra, andiamo lì con la testa alta a fare il nostro partito. Ecco, se dovessi dire una cosa che vi ha dato di più mister Zavettino, non vogliamo fare paragone perché oramai basta ecco, fare paragone con Giulio, ma una cosa che è cambiata con il mister. Secondo me anche pure Ciullo, io dicevo prima quello giorno lì che Ciullo secondo me è un grandissimo allenatore, mi dispiace per lui perché ha mancato un po' di fortuna, non è che Ciullo è bravo, lo sai, in Italia quando si vince è l'allenatore bravo, quando si perde è scarso, e Ciullo secondo me è bravo, poi il mister è venuto, ha fatto capire ai giocatori quello che vuole lui, quella è una cosa che è importante in questo mister nuovo.